ti ha preso mano, no? L'ha presa? L'hai preso questo. Eppure c'ha dei calzoncini bellissimi. Non sentire dolore con i miei calzoncini, Cicalone, ti prego. Mamma mia. Cari amici di Scuola in Botte, oggi, a parte le magliette tutte in tinta unita, ma tutte Mattia Faraoni, se le volete ovviamente scrivete alla banda del Persiano, trovate su Instagram, è questo losco figuro qua. Washagi Katangheri. Ci farà vedere un calcio particolarissimo, mai visto. Come si chiama? Rolling Thunder, se non sbaglio? Sì, in inglese sì, lo vuoi dire tu? Non ho detto niente. Vai, bro. Rolling Thunder, in giapponese, Washagi, non mi interrompete, Katangheri. No. Che ha detto? Washagi Katangheri, ha detto. Allora, in giapponese Mawashi Katangheri. Mawashi Katangheri. Sono il nome di tutto un programma. Katangheri. E adesso ve lo faremo vedere. Vi facciamo prima vedere il colpo in sé. Uno dei due o tutte e due. Io mi sono fatto male durante il backstage. Ragazzi, metteremo nella storia di Cicalone il backstage. Prima per provarlo io ho preso la mano. Eravamo persi anche. Eppure c'ha dei calzoncini bellissimi. Non sentire dolore con i miei calzoncini, Cicalone, ti prego. E quindi dovrei farlo tenerlo dentro. Lasciai che Katangheri a me. Tanto. Ci alterneremo, dai. Ok, dai. E quindi facciamo vedere il colpo e facciamo vedere anche. Lo scomponiamo e vediamo come allenarlo da zero. Scuola di Botte. Siamo di Scuola di Botte e meniamo. Oggi vi voglio ricordare che la dieta va intesa come stile di vita e non come privazione o come momento della vita. Succede spesso, vi guardate, siete ciccioni, sformati, bustoni, eccetera. Ah, mo mi metto a dieta. Che fate? Andate su internet e scegliete la dieta casuale senza carboidrati, senza mangiare, senza acqua e vi ritrovate che state a fare niente. Cioè avete un boomerang che vi crea solo un problema e vi farà ritornare peggio di prima. La dieta come stile di vita vuol dire, nel caso io utilizzo Foodspring, utilizzare i prodotti tutti i giorni per le necessità quotidiane, perché Foodspring, ragazzi, non è integratori, è stile di vita. La barretta, la chia bianca, le vitamine, gli energy aminos, l'integratore di proteine, ma il cibo in sé, cioccolata, marmellata, creme proteiche, pizza, pane, sono cibo per tutti i giorni, il che non significa che tu debba mangiare solo Foodspring, ma integrare il prodotto Foodspring all'interno della tua dieta quotidiana, perché la dieta come stile di vita va portata avanti sempre. Tu devi trovare il prodotto buono che ti piace in modo tale che tu tutti i giorni possa mangiare quel prodotto in abbinamento con i prodotti classici che compri. Che mi faccio il pane proteico Foodspring e mi vado a comprare il prosciutto crudo. Questa è dieta. Ho mangiato bene, ho scelto i prodotti, ho mantenuto la mia forma fisica e ho mantenuto il mio fisico. Stare bene, stare in salute, ragazzi, è l'obiettivo primario. Io per questo uso i prodotti Foodspring, lo ribadisco, uso i prodotti Foodspring, perché se ve li consiglio, siccome io sto sempre qui, ragazzi, se vi dico una ciofegata, qualcuno torna e mi dice: Cicalò, ma che m'hai fatto comprare? Non mi posso nascondere. Foodspring ormai è uno stile di vita. La dieta come stile di vita non significa privazione, anzi, significa mangiare quello che vuoi quando vuoi, l'importante è la qualità di quello che voi mangiate e ovviamente le quantità vanno gestite in base al vostro fabbisogno calorico. Trovate link e codice sconto che vanno usati insieme per ottenere pure il vantaggio che vi viene dato grazie a Cicalone. Premetto che è un colpo abbastanza, sicuramente complicato, tutto per le persone grosse di stazza, tipo il Persiano. Ognuno, cioè esistono varie modalità diverse di portarlo, varie angolazioni, c'è chi lo porta proprio verticale, andando a colpire col tallone, proprio quasi come se fosse un cagato d'osso, un calcio a martello, e chi lo porta in diagonale con varie angolazioni diverse. Io ne farò vedere, diciamo, un paio di tipi, perché sono le modalità che utilizzo io. Tanto lì non ci arrivi, no? Per nessun motivo. Non è detto. Calca come via a me, io metto un po' dietro. Mettiti un po' più latte qua. Prima lo faccio vedere e poi lo scomponiamo. Non mi ha fatto niente! Perché stavo preparato, capito com'è?
bravo. Non lo distendere tutto. No, non era distendere, no, ma stavo preparato a prendere il colpo, infatti non mi ha fatto male. Stai tranquillo. Quasi... No, te lo dico, vero. Se tante volte te può interessare. Guacciaghi che anche in cazzo. Ammazza, passa e spacca i malleoli. Vai. Vai, un altro. Vai, non è bastato. Il persiano è indistruttibile. Questo che ho fatto vedere adesso, diciamo, sto sfruttando la lunga distanza, lo sto portando a lunga distanza, questo si potrebbe portare anche da vicino. E lo sto facendo con una variante, con un'angolazione abbastanza larga rispetto a quello che in genere si vede. Lo abbasso perché sennò sono ora così. No. Cioè, questo, scusa, diciamo per due motivi: uno, perché io spesso lo portavo anche così, e due, perché in questo momento, visto che nel backstage è capitato anche di prendergli la mano, per sicurezza lo sto facendo a distanza. Adesso vi faccio vedere quello con un'angolazione un po' più stretta, un po' più verticale. Lo farò vedere magari con un po' meno potenza, perché insomma non vorrei che la mano si rompesse. Quindi da qua... Ma guardate, è quella del persiano, non gli serve a niente. Poi lo so, vediamo, ma... come si fa per scomporlo. Ecco. Quindi da qua faccio questo. Più distanza, qua meno caricamento, più corta distanza e l'angolazione è più stretta, da qua, eccolo, e vado a colpire con il tallone, lo sto facendo non al massimo della velocità per evitare che la sua famiglia rimanga senza un padre. Scadaglieri. O con capitanuccino, eccolo, l'inizio poi lo vediamo, è come se dovessi fare una capriola, da qua, eccolo, pure a corta distanza, vieni, anche qua colpisco. In una situazione di kickboxing, di MMA, posso fintare, finto l'altro braccio e porto il colpo, vedi, pa, boom. Cioè è proprio pochissima distanza, io non si avrei mai pensato che un calcio così, con così poca distanza, se potesse portare, perché tu fai la capriola. È questo il movimento, il concetto, vedi, pam, e colpisco, ovviamente con la gamba, eccolo, quindi anche da qua si può fare. Scada anche lì. Adesso colpirò la faccia, ok? Vedi così. Il cane mi si è mangiato il paradenti. Non posso, ne metto metà. No, no, scherzo, però l'idea è questa, anche a corta distanza, sto qua, pam, 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 qua, mi butto e lo qua. Boh, simuliamo da qua, questo, pam. E se ti allontani, non ti prendo, lo faccio piano, ma se ti allontani... Se mi sono dovuto scansare io, le scansi tu, scusami tanto, no? Io qua sto a corta distanza, pam pam pam, mi lancio, boh, e lo porto. Adesso andiamo a scomporre il colpo per iniziare, capito? Come fare per iniziare a coltivare, allenare questo colpo? Vorrei fare innanzitutto i complimenti al presidente della San Gabriele, che oggi si è improvvisato. Chi l'avrebbe mai detto? Grande miglior Max. Operatore del mese. Troppo buoni. Presidente della San Gabriele. Cioè è come avere Berlusconi che fa le riprese al Canale 5. No. Il concetto è questo. Però questo, la volontà è quella quasi di fare una capriola, quindi il primo step è provare. Certo, non giudicatemi, sono un karateka, non sono un judoka, non sono un lottatore, quindi non è... Però per la mole che c'ha Mattia! No, nel senso che il primo step è prendere confidenza, ecco, con la caduta. Quindi questo, il primo step, perché se uno deve dire ma da dove devo cominciare, un minimo prendere confidenza con una capriola di questo genere è meglio. Il concetto è questo, come stavo dicendo prima, vado giù e colpisco con l'altra parte del corpo, ovviamente con la gamba, non col braccio. Quindi vado giù con la mano sinistra per colpire con la gamba destra. Quindi è pa, questo, pa. Ora, come dicevo prima, esistono varie interpretazioni. C'è chi lo fa quasi in verticale, proprio da qua capriola e va a colpire con la gamba opposta. Calcio, tipo calcio a martello. Come calcio a martello, perché poi è molto inaspettato, perché vedi il busto andare verso il basso e poi il colpo interiore dall'alto al basso, quindi è veramente efficace. E chi lo porta magari con angolazioni diverse, come francamente lo porto io. L'inizio facciamo un po' di capriole, dopodiché proviamo piano piano, ecco da qua, questo. Anche se vi sembra, magari riprendetevi, così acquistate consapevolezza e guardandovi. Quindi qua piano piano. E provate magari tutte le angolazioni. Un po' più larga, vedi. Ovviamente
Il colpo quando arriva è efficace sempre. Consigliamo di colpire o con il tallone o con la panta del piede. Poi spesso in fase dinamica può capitare anche di colpire con la parte laterale, fa sempre male. Ovviamente se colpendo col tallone e con la pianta del piede anche noi ci facciamo meno male. Capire il tipo di calcio, perché tanti ce lo chiederanno. Allora, è un calcio che si può portare a lunga distanza, a corta distanza, coperto prima da un colpo di braccia, da una finta oppure anche da chitto. Se è talmente inusuale che l'avversario può avere quell'attimo che rimane perplesso di quello che sa fare e arriva il colpo e poi è troppo tardi. Posso rimanere così, raga? Ormai se no mi sento male se non sto così. Lui è venuto da casa così. Ho preso l'abitudine. Cioè, mi sta coprire la faccia il cicalone. Mi fai perdere visualizzazioni. Chiedo scusa se è cicalone. Come mi chiedevi di prima, il livello. Livello di difficoltà. Sicuramente è difficile da portare. Cioè, però non è alla portata di chi lo vede aprire. Ah, ma domani lo faccio. No, sicuramente però è bello avere come obiettivi, cioè andare in palestra e degli obiettivi. Quindi sicuramente oggi prendo confidenza con la capriola. Il presupposto è sempre apertura di gambe, scioltezza, perché difficilmente se sto sciolto, poco sciolto con se le gambe, se sei in pinocchio di legno, non lo fai. Ecco, se poi fai lo stretching e arrivi qui, quindi dobbiamo fare sempre. No, Marcello Martello stamattina si è fermato qua, poverello. Chi sarà poi Marcello? Quindi serve ovviamente allunghiamo bene i muscoli, scioltezza, stretching, prendiamo confidenza con la capriola, con i colpi di gambe e poi piano piano provare e riprovare. Questo è il segreto. Siamo tornati con i tutorial. Poi diteci se volete vedere altri. Abbiamo un bel po' di cose da fare. Abbiamo vedere. Già un bel piano di tutorial. Però se ne avete qualcuno specifico o quel calcio, Matteo, ho visto quella foto che stai così in verticale, mi piacerebbe impararlo. Facciamo l'unica cosa, visto il periodo, una frase che sembra da Barbara D'Urso retorica, però diciamo che al di là di parlare del caso specifico, perché sennò uno diciamo discrimina tutti gli altri casi. Noi siamo sempre contro ogni forma di violenza nei confronti di persone più deboli, innocenti, brave persone. Condanniamo tutto ciò che non è sport. Raga, è facilissimo. Fuori da questo ring non si combatte. Quando si sta qui ci sono delle regole. Ci si copre, ci si mette il paradenti, si sta attenti. Fuori da quando ring, uno cade e si fa male ci si ferma. Fuori da ring ci si mette a tavola. Esatto. No? Tu te ci sei messo pure su ring. E la sai, l'ultima cosa, poi non voglio entrare nel merito, quello che penso io, quello che pubblicizzo, cerchiamo di non rimanere fermi quando vediamo scene di questo tipo, mettiamoci in mezzo almeno per frenare gli scontri, non dico però non possiamo rimanere indifferenti a situazioni di questo tipo. Io invito tutte le persone, i professionisti, i combattenti, i fighter, che magari una persona timida, indifferente, ha peso 30 kg può avere paura, ma le persone come noi devono intervenire almeno per aiutare i più deboli. Non dico andare là e ammazzare perché tutti, poi no. la somma di quelli che intervengono fa la forza, no, certo. Il problema è sempre quello: ah, io mi faccio i cazzi mia. In realtà è sbagliato, perché noi siamo in tre, se tutti e tre diciamo ci facciamo i cazzi nostri, eravamo una forza potente, esatto, che si è fatta i cazzi per propri. Dividerli, certo, per dividerli assolutamente, non è che vai lì per menare, certo. Vi salutiamo a tutti, ci vediamo al prossimo ragazzi, video. Ciao.